Contro l'ipotesi dello stoccaggio delle scorie radioattive nucleari in Toscana, in Val d'Orcia o nel Grossetano si schiera tutto il Consiglio regionale, che trova l'intesa unanime anche nell'esprimere vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime della strage di Viareggio. Intanto la Toscana è l'unica tra le grandi regioni ad aver riaperto le scuole superiori. Il primo bilancio è positivo, il potenziamento dei trasporti ha funzionato, i volontari hanno aiutato a favorire il rispetto delle regole. Arrivano altri vaccini, la Toscana si colloca ai primi posti per efficienza della campagna di vaccinazione. Alta la percentuale infatti di chi si è già vaccinato tra gli operatori sanitari e gli ospiti delle residenze per anziani, ma adesso andranno pianificate le nuove fasi con l'obiettivo di rendere immune tutta la popolazione. Nel frattempo comincia anche una nuova stagione della pandemia, forse la più difficile da gestire, perché se si intravede la luce in fondo al tunnel resta tuttavia alto il numero dei contagi. Ci sono ancora troppi morti e molti pazienti gravi in ospedale. Nei giorni scorsi la Sogin, la società statale incaricata dello smaltimento delle scorie radioattive, ha reso pubblica dopo 6 anni la mappa dei siti idonei. Ce ne sono alcuni in Toscana, a Campagnatico, Grosseto e in Val d'Orcia, nel Senese. Cosa ci andrebbe a finire lì? Le scorie nucleari, degli impianti dismessi in Italia nel 1990 e il materiale radioattivo usato in sanità e nella ricerca. Tutto il Consiglio però dice no all'ipotesi toscana. La Val d'Orcia, il comune di Campagnatico, Pienza, Treguanda sono veramente delle perle della Toscana, dell'Italia e del mondo, hanno un valore che è riconosciuto dall'UNESCO, pensiamo alla Val d'Orcia, hanno veramente un paesaggio ed un valore storico-culturale enorme. Quindi noi pensiamo che questa previsione vada contrastata e il Consiglio impegna la Giunta, che tra l'altro attraverso il Presidente si è già espressa mostrando contrarietà, a mettere in atto tutte le azioni per poter contrastare il concretizzarsi di questa previsione. La Toscana vive di un territorio straordinario, vive del proprio ambiente, della natura, del turismo, dell'accoglienza, diciamo, di tante persone, dell'attrattività, della bellezza del proprio territorio. Con forza il Consiglio regionale della Toscana ha dato mandato al proprio governatore Eugenio Giani di rappresentarci per dire che la Toscana non accetterà mai il deposito nazionale di scorie radioattive e nucleari. Per me personalmente una vittoria importante per essere stato il primo a denunciare tutto questo e ringrazio tutte le forze politiche che hanno voluto condividere un atto unitario approvato dal Consiglio regionale. Dalla maggioranza alle opposizioni, ai due schieramenti centrodestra e Movimento 5 Stelle, contrari naturalmente anche questi, senza nessun dubbio. È ovvio che sia inaccettabile di poter utilizzare queste nostre risorse bellissime come deposito di scorie nucleari, ma non basta una risoluzione che oggi abbiamo votato all'unanimità tutto il Consiglio regionale e ne siamo ben felici. Non basta questo. Il tema è un tema di attualità enorme, è un tema che dobbiamo affrontare senza il filtro della demagogia, perché queste scorie se non vanno in Val d'Orcia, se non vanno a Campagnatico, e viva Dio che non vadano né in Val d'Orcia né a Campagnatico, da qualche parte devono andare. E qualcuno dovrà assumersi anche la responsabilità di decidere dove e come dislocare queste scorie. Capisco che il governo si sia trovato a una, diciamo, decisione importante per evitare le infrazioni della Comunità Europea, però mi domando perché non sono state interpellate, se non lo sono state, perché ancora non lo so, le regioni e soprattutto perché fra i vari parametri analizzati per definire quei siti di stoccaggio non sono state prese anche altre considerazioni, come per esempio il pregio naturalistico e paesaggistico delle zone individuate. Questa è una cosa fondamentale per quanto mi riguarda e mi fa molto piacere che tutto il Consiglio regionale all'unanimità abbia approvato una mozione che dà sostegno al Presidente Giani nel suo diniego all'autorizzazione.
Il Consiglio regionale lo scorso 12 gennaio ha approvato l'unanimità anche su un altro punto. Dopo la sentenza della Cassazione, i consiglieri infatti hanno espresso la propria vicinanza ai familiari delle vittime della strage di Viareggio e hanno chiesto la revisione della prescrizione per i reati gravi. Le testimonianze scritte e multimediali su quella strage sono nell'armadio della memoria all'interno della biblioteca regionale. Ci sono anche i documenti sulle tragedie del Moby Prince e della Costa Concordia. Di quest'ultima abbiamo celebrato il 9° triste anniversario in questi giorni. È una scelta forte, non era scontata che il Consiglio regionale facesse questa scelta, ma noi crediamo che oggi la prima cosa che noi dobbiamo è vicinanza a quelle famiglie che stanno vivendo un dolore grande come quello della morte dei loro cari. Allora con questo atto noi esprimiamo vicinanza a tutte le famiglie delle vittime e gli diciamo che l'ente regione è al loro fianco. La mozione presentata dal consigliere PD Mario Puppa è firmata da tutti. Noi già altre volte siamo usciti con atti condivisi da questo Consiglio regionale e anche qui c'era un nostro atto, un atto del PD, abbiamo deciso di farne uno unitario per esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime della strage, a tutti coloro che da sempre cercano la verità e chiedono semplicemente che quanto successo a Viareggio non si verifichi più. La Suprema Corte ha annullato l'incidente sul lavoro e quindi ha mandato in prescrizione l'omicidio colposo. Ovviamente il nostro atto, quindi, abbiamo deciso questa volta di chiedere che in conferenza Stato-Regioni si valuti l'opportunità di evitare che vada in prescrizione per reati come quelli delle stragi, l'omicidio colposo, perché riteniamo che veramente ci siano famiglie che chiedono giustizia, verità. Il Consiglio si è riunito lo stesso giorno in cui sono arrivate all'aeroporto di Pisa più di 33.000 nuove dosi del vaccino Pfizer, il primo autorizzato. La fornitura è regolare e la Toscana, rispetto ad altre regioni, è molto avanti nella sua campagna. Ne parla nel dettaglio l'assessore Bezzini, che spiega con precisione quello che è stato fatto e ciò che resta da fare. Spiega anche che le persone con patologie croniche ed invalidanti saranno vaccinate nella fase 2, come previsto dal Piano Nazionale, verso la fine di febbraio. I lavoratori nella raccolta e smaltimento dei rifiuti di persone positive al Covid rientrano invece nella terza fase. La vaccinazione degli insegnanti è prevista in fase 2. È importante che gli insegnanti si sentano più rassicurati. In primo luogo gli insegnanti di sostegno, perché hanno rapporto con persone più fragili, ma complessivamente tutti gli insegnanti, a mio giudizio, devono entrare nella categoria di coloro che, superata la prima fase, quella dei circa 120.000 vaccini in Toscana, che riguarda gli operatori sanitari e gli anziani delle RSA, secondo me ci devono essere loro. Sia gli addetti alle pulizie dei reparti Covid sia il personale delle USCA sono stati inseriti invece nella prima fascia. I medici di famiglia generale e i medici di continuità assistenziale hanno avuto accesso al portale della vaccinazione dal 9 gennaio ad oggi e si sono già vaccinati in 3.727. Le parole di Bezzini sono apprezzate dalle opposizioni perché fanno chiarezza a fronte di molte voci e illazioni. L'assessore ammette anche che lo scenario è troppo variabile per dare adesso risposte certe anche per il futuro. Auspica che sia dato il via libera molto presto ad AstraZeneca in modo che si possano anticipare i tempi già ai primi di febbraio. I punti di somministrazione per ora sono 12, saranno presto molti di più. È ovvio che noi adesso combattiamo con le armi che abbiamo a disposizione. Naturalmente, come ha detto prima anche l'assessore, ci sono 12 hub, poi risuddivisi in 40 sottocategorie geografiche per poter fare il vaccino. Ma la vera discriminante, quello che potrà veramente abbattere le liste e potrà creare veramente un circolo virtuoso, quando i medici di famiglia potranno erogare il vaccino. Quanto tempo ci vorrà per vaccinare l'intera popolazione o almeno il 70% circa della popolazione di tutta la Toscana, esclusi i minori? Io ho fatto un po' di calcoli, se andiamo con questi ritmi ci vogliono 2 anni. Quindi noi dobbiamo mettere su un piano vaccinale di proporzioni straordinarie. È questo che ho chiesto oggi in aula all'assessore, perché di questo ad oggi noi non si sa assolutamente niente. Quindi è necessario
assumere del personale, perché non è nemmeno pensabile ribaltare tutto il problema solo sui medici di medicina generale, perché se fanno le vaccinazioni non fanno l'assistenza sanitaria territoriale, quindi non è possibile pensare che possa ricadere tutto sulle loro spalle. Della questione è investita direttamente la Commissione Sanità, di cui il consigliere Ulmi è vicepresidente. Enrico Sostegni, PD, è presidente. Toscana si è dimostrata subito capace di affrontare questa prima fase, che era complicata perché è l'inizio di una vaccinazione mai fatta con questa portata. Inoltre, per le caratteristiche del vaccino, questo che stiamo inoculando dall'inizio della prima fase è quello che sappiamo della Pfizer, comunque che richiede un ciclo del freddo particolarmente complicato, sta andando tutto bene sia sulla gestione del vaccino sia sulla prenotazione da parte delle categorie che ne hanno diritto. Speriamo in breve tempo, se arrivano i vaccini come promesso, di chiudere la vaccinazione di tutta la prima fase, quindi tutti i sanitari e gli ospiti delle RSA e delle RSD. In Toscana vacciniamo anche le residenze sanitarie per i disabili. Questo permetterà già di affrontare i mesi successivi con una forte resilienza da parte del sistema sanitario. Un'altra voce della maggioranza, dell'altro gruppo Italia Viva. Sono tante le richieste, noi chiediamo di fare meglio, di fare più veloce, di fare più vaccini e chiediamo fondamentalmente di estendere la priorità. Pensiamo agli insegnanti, pensiamo al personale scolastico, pensiamo agli studenti, pensiamo agli operatori del 118, pensiamo a tanti operatori che anche nella sanità privata lavorano nell'ambito dei territori, pensiamo alle residenze per anziani, agli operatori, pensiamo a tante categorie. Abbiamo chiesto con un atto forte che il Consiglio regionale si pronunciasse nelle prossime ore per fare in modo che tutte queste categorie potessero avere il vaccino quanto prima, partendo ovviamente anche dai professori, dalle scuole. In aula ci sono molti atti di iniziativa dei consiglieri che affrontano temi di attualità, come le forti nevicate a Labetone e in Garfagnana. La neve in montagna fa danni quando non cade, quindi non è la neve che fa danni. Quello che ha causato danni e che ha causato le criticità sono stati le migliaia di alberi che sono caduti per il peso della neve, per due motivi. Uno, perché non nevicando da molto tempo gli alberi, diciamo, non erano caduti negli anni precedenti, se rinevicasse fra un mese quelli che sono caduti ora non cadrebbero evidentemente. Due, perché non viene fatta la manutenzione necessaria, in particolar modo a bordo delle strade e sotto gli elettrodotti. Torna in primo piano anche il problema della chiusura degli uffici postali decentrati, molto spesso proprio nei paesi di montagna o comunque in quelli periferici, un tema ripreso da tutte le forze politiche. La discussione stavolta l'ha sollecitata l'opposizione. Troppi cittadini in questi anni veramente sono stati penalizzati da un piano che va a colpire in particolare le aree marginali, le aree periferiche, i piccoli centri, i centri montani. Ecco, noi vorremmo una Toscana che veramente fosse tutta veramente in condizioni di offrire servizi adeguati ai propri cittadini, in particolare servizi postali che sono così importanti. Su proposta della consigliera Galletti, Movimento 5 Stelle e De Robertis PD, tutto il Consiglio si è espresso a favore dello stanziamento di 2,5 milioni per la città galileiana di Pisa. Sono le risorse che derivano dalla vendita delle quote della SAT, la società dell'aeroporto. Maggioranza e parte dell'opposizione, non i 5 Stelle, d'accordo poi per quanto riguarda il decreto FER 2 sugli incentivi alla geotermia, tutti dicono sì, infine, sull'abolizione della barriera autostradale a Vada. Torna in primo piano anche la questione della raffineria Eni di Stagno, che potrebbe essere trasformata secondo due progetti presentati dalla società, come dice l'assessore all'ambiente Monia Monni durante la seduta della quarta commissione. Abbiamo fatto una domanda molto precisa, abbiamo chiesto se la Regione Toscana ha preso degli impegni su Stagno con Eni. La risposta dell'assessore è stata no, quindi no si presume sia sul gasificatore sia su nuovi progetti, perché abbiamo visto sulla stampa che sia il sindaco di Livorno sia l'amministrazione di Colle Salvetti hanno portato avanti una iniziativa che in realtà ci risulta data dall'assessore come negativa, cioè non c'è nessun accordo da parte della Regione Toscana con Eni per la progettualità
su Stagno. Ed ecco allora cosa aveva detto su questo la stessa assessora Monia Monni. Entrambi i progetti sono progetti da approfondire, sono progetti dei quali abbiamo bisogno di conoscere meglio le tecnologie, di conoscere meglio gli sviluppi, di conoscere meglio le ricadute occupazionali. E, visto che entrambi sono nel recovery plan, noi monitoriamo, diciamo, l'andamento della situazione, la palla è nelle mani del governo, ma sulle soluzioni impiantistiche e sull'inserimento ambientale chiaramente la regione dirà la sua fino in fondo. La Commissione Ambiente aveva ascoltato Moni anche su altri temi. L'obiettivo condiviso è quello di una regione verde e sostenibile. Abbiamo avuto una relazione che ha indicato una visione, ci ha parlato di una Toscana come cantiere verde, ci ha parlato di una Toscana che vuole essere all'avanguardia per quanto riguarda il riuso dei rifiuti, la gestione del piano dei rifiuti che dobbiamo approntare nei prossimi anni sarà dirimente per questo, dandoci il riuso come obiettivo e la differenziata come strumento, non come obiettivo finale in discarica. Siamo stati contenti dell'aver compreso come la visione della Toscana tenga conto anche di tutte quelle criticità che in questo momento stiamo vivendo, criticità legate al cambiamento climatico, ma legato anche alla pandemia, alle grandi difficoltà economiche, quindi una Toscana che dovrà declinare i temi ambientali tenendo conto di tutto, dell'antropizzazione dei territori, ma anche del fatto che ci sono tante aziende in crisi, in una visione che tiene insieme l'imprenditore da una parte, la regione dall'altra. Il Consiglio regionale alla fine si è espresso anche sui drammatici fatti di Washington, tutti d'accordo nella condanna per il recente attacco al Congresso e alla violenza che si è generata. Per la parte in cui si esprime condanna invece per la condotta del presidente Trump, il gruppo di Fratelli d'Italia ha deciso di non partecipare al voto. A scuola, per la prima volta dopo la lunga interruzione di questa seconda ondata del virus, è stato un bel momento, persino emozionante per molti studenti. La Toscana ha fatto da apripista per le altre grandi regioni. Io ricevo continuamente mail, messaggi di apprezzamento dei genitori e dei ragazzi. Fra l'altro è l'occasione in cui io posso dire che i ragazzi in Toscana si stanno dimostrando maturi, si stanno dimostrando in grado di apprezzare quello che è stata una scelta che finora stiamo gestendo nel migliore dei modi in tutta la Toscana. Penso che sia anche un messaggio per le altre regioni, che io l'ho visto attraverso colloqui diretti con altri presidenti di regione, aspettavano un po' di capire come funzionava in Toscana e penso che proprio il nostro metodo organizzativo, ovvero il coinvolgimento di associazioni di volontariato, vigilanti, polizia municipale per dare ordine alle fermate e agli ingressi e dall'altro una didattica che si svolge per il 50%, quindi è più limitata ma consente magari un giorno di operare a distanza, un giorno in presenza, sia un modello che sta dimostrando funzionare. Abbiamo seguito il giorno del rientro in classe in tutta la Toscana, abbiamo visto le immagini dell'assessore all'istruzione che visitava le scuole di Pontedera, mentre l'assessore ai trasporti era a Lucca e il presidente Gianni a Pistoia e a Firenze. E abbiamo ascoltato in diretta, in un lungo collegamento, Marta Testi, vicepresidente del Parlamento regionale degli studenti, un organismo nato per volontà del Consiglio regionale. Il Parlamento regionale degli studenti è un'istituzione rappresentativa di tutti gli studenti della regione Toscana e l'assemblea è costituita da 60 studenti che vanno a rappresentare appunto tutti gli studenti della regione. Dunque è anche un onore ma anche una grande responsabilità. Cosa vi siete detti rientrando a scuola? È stato strano, sì, perché io e i miei compagni sinceramente non li vedevo da tanto tempo, quindi è stato strano. Ovviamente mascherine, tutti distanziati, anche con i professori, però visto anche che i docenti erano molto contenti di vederci in presenza, sì. Questo. Avete perso molto in questo periodo? Molto no, però abbastanza, sì, ecco. Abbiamo notato sicuramente che difficoltà ci sono state, questo sì. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo, 22 gennaio alle 21:10, subito dopo il nostro telegiornale della sera.